intervento non solo riparatore di girgenti acque sul guasto fognario in via Imperatori. Nel frattempo l'ATI notifica al gestore il no al distacco delle fognature. Il caso via Imperatori e scoppio delle fogne incombe ancora. Il comune di Agrigento intraprenderà un'indagine interna e Girgenti Acque spiega che ha riparato la rottura in mezz'ora e dunque, se si fosse intervenuti in tempo, in soli 30 minuti, che sono 55 dal momento della segnalazione, l'inconveniente sarebbe stato risolto e i liquami fognari non sarebbero dilagati fino al mare. E la società afferma, l'ARPA Protezione Ambiente di Agrigento ha segnalato a Girgenti Acque il guasto giovedì scorso, 2 febbraio, alle ore 12.35. I tecnici sono intervenuti sul posto alle ore 13 e hanno riscontrato una ostruzione al collettore fognario. Alle ore 13.30, in presenza delle sergente Grado della Guardia Costiera, la riparazione è stata conclusa, ripristinando il normale deflusso dei reflui. Qualora gli esiti delle analisi già in corso lo renderanno necessario, provvederemo alla bonifica dell'area, secondo la normativa ambientale vigente. Quindi, dalla segnalazione alla conclusione dell'intervento sono trascorsi 55 minuti. Nella segnalazione ricevuta dall'ARPA giovedì 2 febbraio è stato sottolineato che la fuoriuscita di liquami è stata riscontrata mercoledì 1 febbraio da coloro che l'hanno segnalata all'ARPA lo stesso giorno, il 1 febbraio. Dunque, sarebbe bastata una semplice segnalazione telefonica al gestore Girgenti Acque per evitare le deleterie conseguenze all'ambiente, nonché alle tasche della collettività derivanti dalla fuoriuscita di reflo fognario. Rivolgiamo un appello a comunicare tempestivamente a Girgenti Acque ogni inconveniente di cui ci si accorge. E in proposito è stato attivato anche un nuovo numero verde di pronto intervento, 800-64-2507. Nel frattempo, nella sede dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica, si è svolto un incontro tra il Consiglio Direttivo dell'ATI e i vertici della società Girgenti Acque. Il presidente dell'ATI, Vincenzo Lotà, sindaco di Menfi, ha notificato a Girgenti Acque la volontà manifestata dall'Assemblea dei Sindaci affinché non si proceda al distacco degli allacci fognari. E dunque il Consiglio Direttivo dell'ATI ha impegnato Girgenti Acque a non procedere in nessun caso all'addistacco da pubblica fognatura delle utenze civili morose. Nel corso della riunione sono state affrontate anche altre iniziative regolamentari in itinere, come la predisposizione della nuova tariffa.